Bene, ci troviamo all'interno del recinto delle ex fonderie di Modena, le fonderie che videro il 9 gennaio del 1950 l'eccidio di 6 persone. Abbiamo fatto questa mostra non soltanto per ricordare il momento, ma perché vorremmo riportare quello che è stato allora al presente. Buona parte degli abitanti della città hanno rimosso. Grazie a questa mostra adesso hanno voglia di ricominciare a raccontare. È segnato un po' un punto di svolta. Io credo che si siano potuti ristabilire delle condizioni un po' migliori che hanno consentito anche poi la storia positiva di modernità e di emancipazione sociale e culturale di questo territorio. Nel mio quadro è presente una scritta, Anno Santo, Modena 1950. Questa frase è presente in forma di murales dentro a quello che è rimasto oggi delle fonderie ed è accompagnata da 6 croci, le vittime dell'eccidio. È l'immagine di quello che succede anche adesso, quando si cerca di lottare per i diritti, dal diritto di voto alla fine delle discriminazioni razziali, sociali. L'arte può essere un mezzo per sconfiggere tutto quello che succede adesso, può essere un mezzo di memoria, può essere un mezzo per ricordare, perché senza memoria non c'è presente. Ricordare delle persone, mantenerle vive. Ho voluto rappresentare ciascuna persona con un segno diverso, per imprimere sulla pelle le diverse emozioni che hanno provato in quel momento. C'era bisogno di farlo, c'era la necessità di ritessere per costruire una memoria condivisa, vale a dire la necessità di ripartire da una città unita che però sappia affrontare i propri fantasmi e i propri conflitti senza nasconderli. Siamo molto felici come pensionati della realizzazione di questo progetto che si è terminato qui, perché è anche stato un modo molto bello di trasmettere a questi ragazzi quella che è stata la memoria, memoria di fatti così tremendi che comunque devono restare per sempre nei nostri ricordi. Nuova sede, nuovi obiettivi, nuova capacità di accoglienza. Finalmente abbiamo una sede che non ha più barriere architettoniche e soprattutto ci siamo avvicinati molto al centro della città. Cos'è che sta succedendo? Che le persone, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele. Non è così? Andate in qualsiasi luogo, pubblico e privato. Ti trovi appalto, subappalto, sottappalto, finto appalto, finte cooperative. E questo elemento sta determinando una competizione tra le persone. Come tenere sveglio il cervello da qua a 99 anni? Le poesie quanto erano prima, le so, cosa ho mangiato ieri, non me lo ricordo. Ho chiesto di partecipare perché ho in casa la mamma con un problema di mente. E soprattutto per non essere offeso per le mie figlie e i miei nipoti. Di mantenere la memoria che hai? Se si può. È un progetto fondamentale che combina l'attività di allenamento mentale, di ginnastica mentale, l'attività fisica e educazione alla salute. Pratichiamo la prevenzione rispetto alle malattie che riguardano gli anziani, come si suol dire, prevenire è meglio che curare. Tramite esercizi di forza muscolare, capacità aerobica, equilibrio, riusciamo poi a tenere in allenamento anche la memoria. Questo permette appunto a mantenere attivo il cervello, che è come un muscolo, e quindi più lo alleniamo e più lo usiamo e meno lo perdiamo. Mio ragazzi, ma siete più belli voi o i nonni? Noi! Ah, sapevo io! Un nonno è un onore, è un dovere, è di fare tutto quel che è possibile per creare una società sempre migliore. Guarda che bello che sarebbe con il mondo un pochino di verde. Conclusione di una bella esperienza di collaborazione tra i nonni e
del quartiere, non solo dei bimbi di questa scuola, ma di tutto il quartiere, gli insegnanti e i bimbi e le bimbe della quinta B e della quinta C delle Giovanni XXIII. Un bel modo di stare insieme, di crescere, di portare esperienza, ma anche passione ed emozione. Oggi i bimbi di questo ne hanno bisogno. Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Pesaro, Urbino. Applichiamo delle misure restrittive più rigorose. Uscite solo se necessario, per lavoro, motivi di salute o per la spesa. Rispettate le regole, restate a casa. Questi sono i massetti di mimosa che avremmo dovuto distribuire oggi. Mai come in questo momento, dove le donne sono impegnate nell'assistenza, nel lavoro di cura, agli anziani e ai bambini, rivolgo un sentito grazie. Il sindacato pensionati ha deciso di chiudere tutte le 50 leghe che sono sparse sulla provincia di Modena. Ad una situazione che si sta effettivamente facendo molto pesante. Il nostro sistema sanitario in alcune parti del paese rischia di andare al collasso. Dobbiamo cercare di non farci ammalare da questo dramma, da questa malattia pesantissima che colpisce soprattutto gli anziani. Siamo tutti chiusi in casa in attesa che si risolva questa situazione che ci isola uno dall'altro. Per chi vive soli, mantenere o incrementare le relazioni amicali a distanza. In questo caso usiamo la rete, il telefono, internet, WhatsApp, i social e il balcone. Una signora che adesso sono qui con la badante, purtroppo non posso vedere i miei figli. È la prima volta che tutti noi viviamo una situazione così complessa. È necessario che tutti quanti facciamo la nostra parte. In questo periodo di grande emergenza che ha fatto saltare quelle che erano le reti informali di aiuto alle persone anziane. Oltre che a colpire nel fisico, colpisce anche dal punto di vista emotivo e psicologico, e quindi dobbiamo dotarci di strumenti, far dialogare l'anziano con i propri parenti. La prima sensazione che si ha uscendo per strada in modo un po' illegale, un po' di frodo, come succede, è una sensazione di vuoto, del vuoto assoluto, la città vuota, la città metafisica. Uscite solo se necessario, per lavoro, motivi di salute o per la spesa. Rispettate le regole, restate a casa. Siamo sposati da 44 anni, insieme da 50, eppure riusciamo ancora a stare in bagno in due. Uno si lava i denti, l'altro i piedi nello stesso momento, nello stesso spazio. Basta che non ci incontriamo allo specchio, soprattutto se non si è coperti, perché il nostro corpo non ci piace più. A me non piace il mio e a te non piace il tuo. È che ci viene in mente quando ci piaceva guardarci l'un l'altro. È stato bello, magari veniva anche la voglia di toccarci e amarci. Ora ci si sfiora con riguardo, temendo di offendere il pudore dei nostri corpi vecchi. Ora, un po' meno agili, viene da ridere per come lo usiamo questo bagno in due. È il letto, che è diventato un luogo di rispetto, dove per non ferirci andiamo leggeri, uno alla volta. Magari io mi addormento sul divano, raggiungo il letto a metà notte, piano piano. Mi accuccio come fossi sola, una vecchia coppia. Che riguardo bisogna avere l'uno dell'altro per non ferirci? Che peso ha l'amore da vecchi? Ma pure come discreto, buono e pulito,
Ecco che lo spazio si allarga, ci si ama in modo diverso, basta metterci impegno. Sono la Franchini Norma. Sono nata il 19/11/27. Ero una staffetta partigiana. E il 25 aprile abbiamo fatto una manifestazione che era meravigliosa. Tutti per la via Emilia in fila con le bandiere. E io ero una di quelle che ero davanti con la bandiera. Quando ci dicono che il 25 aprile è una festa di parte, la risposta è sì, è una festa di parte, perché il mondo è diviso tra oppressi e oppressori e io saprò sempre, grazie al 25 aprile, da che parte stare. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Valori pieni di significato, di libertà, di democrazia, autodeterminazione, partecipazione, parità, emancipazione. Anche la natura, che è molto saggia, ha festeggiato con un piccolo fiore rosso, un fiore bellissimo. Lo mettiamo qui. Qui stiamo ammirandola, siamo in un territorio dove il virus ha colpito in un modo molto pesante. Buon primo maggio a tutti, neanche la pandemia ci può fermare, ragazzi. Abbiamo bisogno di essere uniti, abbiamo bisogno di rimettere al centro un'idea di società che sia fondata sulla giustizia sociale. Lo possiamo fare, facciamolo insieme e per questo buon primo maggio a tutte e a tutti. Noi abbiamo bisogno di un nuovo sistema pubblico, di un welfare nazionale sul piano sanitario, ma anche di un welfare di prossimità gestito dalle amministrazioni pubbliche a partire dai comuni. Questa è la battaglia che dobbiamo fare e poi guardare ad un processo di innovazione, di cambiamento, e probabilmente ci cambierà pure noi come sindacato. Importante è stata quell'esperienza di aver telefonato a casa al proprio iscritto per chiedergli come stai, capire i bisogni e poi provare a dargli qualche risposta. Dovremmo essere in grado di migliorarci nell'uso della telematica, dell'informatica, dei social. C'è tantissimo lavoro da fare. Alla fase 2 arriviamoci, ma arriviamoci preparati, soprattutto che ci sia un controllo attento rispetto al pubblico, quindi noi non poniamo il tema se la gestione deve essere pubblica o privata, sicuramente il pubblico deve esercitare la sua funzione di controllo nelle case protette perché qua abbiamo la parte più fragile della popolazione. Pietro. Per la festa della mamma, te la regalate la Natalina, di grazie la Natalina, di grazie. Ciao mami! Appena si può entrare, tu sai che io sono sempre qua.
va bene? Adesso cerca di star bene e di mangiare, ok? Sono troppo brave quelle ragazze qua. Piangi? Vuoi andare fuori un pochino? Dopo ci andiamo fuori, va bene? Siete voi quelle che dovete lottare per queste cose. Siete voi quelli che dovete lottare per l'unione sindacale. C'è bene chiarire, non ce l'ha regalato nessuno. È una conquista che ci siamo fatti giorno per giorno. Fu la prima legge, varata proprio all'inizio degli anni 70, di un decennio che vide un cambiamento radicale nella legislazione italiana, che ancora oggi sono le leggi che fondano poi il nostro vivere civile. È nata in un'epoca di grande unità sindacale. Questa spinta molto grande permise uno strumento che riconoscesse a tutti la possibilità di esercitare la propria rappresentanza. Trentin all'epoca scrisse un libro da sfruttati a produttori e credo che dia la sintesi di quello che eravamo diventati come lavoratori. Non eravamo più semplicemente mano d'opera, ma eravamo una parte importante, fondamentale del processo produttivo. Adesso bene, quei diritti sono da estendere e sono da estendere e sono da legare alla persona, non sono da legare alla tipologia contrattuale. Per questo l'insegnamento più importante è che le lotte, l'organizzazione in tutti i modi, in smart working, con le assemblee virtuali, con tutte le modalità che possiamo mettere in campo, sono l'unica strada per conquistare i diritti e per conquistare la dignità del lavoro anche in un'epoca così difficile. Ti metti sotto il cappello. Quale? Questo. Dove sto? È saltato giù, non lo so. Siamo ripartiti, io sinceramente non vedevo l'ora. Abbiamo deciso di riaprire perché la gente ce lo chiedeva. Il servizio delle leghe è un servizio indispensabile. Hola, buenos días. Abbiamo gli spagnoli qua. Claro che sì. Tu sei abbonata al giornalino Libertà? Claro che sì. Il resto come contributo al sindacato? Siamo ripartiti con molta gioia da parte dei nostri iscritti perché chiaramente ne sentivano la necessità. Buongiorno, senta, sono del sindacato, ho delle tessere da mettere nella cassetta. Se mi apre, grazie. Beh, io dico sempre diversamente ragazzo, io direi anche però diversamente produttivo. C'è un cambiamento nel paese, quindi è inevitabile cambiare, adeguarsi. A te come piacerebbe essere chiamato? Vecchio, anziano o senior? Beh, senior. Ci è sembrato quest'anno che fosse necessario fare una cosa diversa, e cioè anziché proiettarsi verso il passato, proiettarsi verso il futuro, definire un po' meglio quelli che sono le caratteristiche dei nuovi anziani. Siamo molto più attivi, molto più ricettivi. Ma hanno accumulato esperienze, sensazioni, emozioni, sentimenti, capacità e non vedo perché non si debbano mettere in discussione e metterle a disposizione per se stessi e per gli altri. Le persone amano di più la parola senior perché racconta di un'esperienza, di una conoscenza della vita, di qualcosa da restituire in un qualche modo agli altri e alla società. L'amore, la libertà e anche la progettualità sono elementi che per tutta la vita perseguiamo in un qualche modo. Voglia di vivere ancora, quindi di viaggiare oppure di dedicarsi ad attività di apprendimento di quelli che sono gli strumenti digitali, quel minimo di competenze per poter districarsi in quelle che sono le esigenze di tutti i giorni. Non si può sprecare vita, conoscenza. E quindi quest'idea della restituzione è un'idea che può ispirare i nuovi servizi. L'idea di restituire ha una dimensione individuale che impone a te di riordinare i tuoi pensieri e la tua vita, ma ha una dimensione sociale perché vuol dire socialità. E c'è una disponibilità dei giovani a ascoltare le persone più anziane più di quello che non si pensi. Il
2020 è stato un anno difficile, la pandemia ci ha segnato, ma indubbiamente la nostra capacità e volontà di ragionare e lavorare con la collegialità che ci contraddistingue e nel provare anche nei momenti di difficoltà ad essere una presenza vera dentro la società ci ha insegnato che solo insieme possiamo contribuire al cambiamento. C'è bisogno di maggiore collettività, di una società più coesa, di una società che guardi insieme al cambiamento e che trovi dentro il cambiamento gli strumenti utili a governare, non con logiche di spartizione di potere, ma per intervenire e rispondere a tutti coloro che ne hanno bisogno. Quella che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto nel 2020 e che si profila ancora nel 2021, è una situazione di difficoltà economica, di difficoltà di diritti, di difficoltà a sbarcare il lunario, come si dice, da tutti i punti di vista. Noi ci siamo per cercare di cambiare questo, ci proponiamo di essere sempre di più un punto di democrazia pronto ad accogliere tutti coloro che ne hanno bisogno. E con questo augurio che inaugureremo il 2021 e ci auguriamo non solo che sia un anno fatto di positività, ma che quella voglia, che è quella che ci ha insegnato un grande nostro predecessore, che nel corso del 2021 avrebbe compiuto un secolo, che è stato Luciano Lama, sulla sua memoria credo che insieme possiamo costruire un domani per noi e per tutti. Ho l'impressione che faremo un po' fatica a scordarci questo 2020, purtroppo. Si è inserito nel nostro modo di vivere, nel nostro fare comunità, nel senso che siamo diventati probabilmente un pochettino più egoisti. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro in tutta sicurezza, con molta attenzione. Abbiamo anche modificato il modo di ricevere i cittadini, i nostri iscritti, ma i cittadini in generale. L'abbiamo fatto con appuntamenti, l'abbiamo fatto anche contattandoli telefonicamente, che è stato un fatto molto importante, è stato anche molto apprezzato. E noi continueremo a farlo anche per il prossimo anno, sempre con le stesse identiche modalità, fin quando la situazione non sarà più chiara e non avremo più libertà, voglio dire, non saremo più sovrastati da questo mostro che è questo Covid. Abbiamo avuto un presidente di una regione molto importante che ha detto che poi tutto sommato i pensionati non fanno più parte delle attività produttive. Riducendo il ruolo dei pensionati, voglio dire, ad una marginalità nella società che era decisamente offensivo. Si è poi raggiunto, credo, il culmine quando un presidente di una grande organizzazione come la Confindustria, quella di Macerata per la verità, ha detto che in ogni caso bisognava andare avanti, bisognava aprire. Poi, voglio dire, se c'era qualche morto, pazienza, sapendo benissimo che più o meno l'87% dei decessi avvenuti a causa Covid sono persone oltre 75 anni. Questo ha inciso effettivamente sulla qualità della nostra società, sul nostro modo di comunicare, sul nostro modo di stare insieme e sulla grande tolleranza che questa società aveva sempre mostrato. Si sono formati dei livelli dal punto di vista delle priorità che sono assolutamente inaccettabili. Non è possibile che l'esigenza di produrre, l'esigenza del profitto possa calpestare delle dignità e anche delle vite umane. Ogni persona su questo paese deve avere il proprio ruolo nella società. È vero, voglio dire, oggi la memoria che rappresentano gli anziani, che hanno sempre rappresentato gli anziani, in grossa parte è stata superata dai nuovi sistemi di informatizzazione, di social, che hanno la possibilità di avere delle memorie assolutamente inesauribili. Quindi i giovani hanno molto meno attenzione rispetto a quello che avevano una volta rispetto agli anziani. Questo deve essere una roba che ci fa recuperare anche a noi anziani un livello, non dico diverso nella società, ma più cosciente che la società è cambiata.
Ed è per questo, voglio dire, che noi non solamente facciamo accoglienza e lo facciamo con grande capacità, ma abbiamo iniziato a fare anche attività vera di politica sindacale. Abbiamo messo in piedi una ricerca che si chiama Non ho l'età, per capire chi sono oggi gli anziani, quali sono le loro aspirazioni. Tutto questo sarà nel 2021 motivo di studio e di confronto con gli anziani, proprio per capire come debbono stare gli anziani all'interno della società e qual è il nostro modo di stare insieme ai nostri iscritti e complessivamente alla popolazione anziana. Abbiamo poi anche iniziato assieme alla CGIL una grande operazione, secondo me, di politica sindacale, che è Resto vado a vivere in montagna. Noi abbiamo una provincia che è molto ricca e che ha delle grandi potenzialità, però c'è anche delle grandi disparità. Ad esempio, mentre c'è una sorta di omogeneizzazione in tutta la pianura dal punto di vista produttivo, abbiamo invece una montagna che ha delle caratteristiche molto diverse, dove esiste in grande parte una popolazione anziana e dove effettivamente le attività di carattere manifatturiero hanno grosse difficoltà ad attecchire. Noi stiamo facendo proposte non per far vivere meglio gli anziani in montagna, ma stiamo facendo proposte per far sì che le montagne si vada a ripopolare, che ci siano anziani, che ci siano giovani, che ci siano nuove famiglie. Sono stati bravissimi i compagni e le compagne nelle leghe, nelle camere del lavoro. Abbiamo anche quest'anno superato gli oltre 3.000 iscritti, 3.000 nuovi iscritti allo SPI. Questo sta a testimoniare, voglio dire, la nostra credibilità, le nostre capacità di dare delle risposte e anche, credo perché no, l'umiltà, voglio dire, di metterci ogni tanto in discussione. Ed è per questo che ringrazio davvero i compagni e le compagne del lavoro che hanno fatto. Con tutte le precauzioni possibili e anche con un po' di paura abbiamo continuato a svolgere il nostro lavoro, ed è per questo motivo, voglio dire, che voglio augurare a loro e alle loro famiglie i più calorosi auguri di un buonissimo Natale e speriamo di un sereno e fruttuoso nuovo anno 2021. Come conosceranno il mondo i nipoti? No, non i figli, già grandi e anche troppo esperti a sentir loro, ma i piccoli che oggi dimenticano il mondo già visto e forse non potranno vederne altro. Come saranno i genitori capaci di inventare mondi dell'interno quando la loro vita è stata sempre rivolta fuori? Noi partivamo dal cortile per arrivare all'estraneità. I bimbi oggi incominceranno dai confini del mondo, visti attraverso filmati e documenti, per arrivare al cortile in questa consapevolezza dannata. Egoisticamente sento un sanguinante bisogno di te, della tua presenza, della tua voce a dirmi che saremo insieme anche domani, a dispetto dei tempi, delle malattie, dei bimbi, del loro e nostro futuro, di tutte le asfittiche preoccupazioni del vivere. In tempi come questi, incerti e destinati a tristemente ripetersi, sarà per me sufficiente che tu ti ripeta con me, salvifica e santa, la mia vera strada di comunicazione.